Le probabilità ci portano qui. I calcoli ci danno speranza. Con chi stai parlando? Hai l'idromele? Sì, devo berlo ora. Non ancora. Quando lo berrai, il tuo ugre volerà via e non potrà tornare. Bevi solo quando senti che la tua ora è prossima. Perché siamo qui? Quando il Ragnarok sarà trascorso, questo luogo resterà. Resterà e ricorderà. Saggio Mimir, custode della fonte, ti chiedo consiglio. Tu, che aneli all'immortalità, potrai trovarla in queste acque. Ma a un prezzo. Come sempre. L'idromele non è magico di per sé. Solo le sacre acque della fonte possono conferirgli le sue proprietà finali. Prima di attingere l'acqua, dovrai versare del sangue di Aesir. Deve conoscerti per poterti ricordare. Abbandona una parte di te alle acque che nutrono l'albero del mondo. Solo così potrai avere ciò che desideri. E se andassi fino in fondo, cosa accadrebbe? Morte e rovina imperverseranno, ma l'albero ti preserverà. Il tuo corpo morirà, ma il tuo Ugr sopravvivrà qui. Nel tempo, ritornerai alla vita. In un nuovo mondo, nato sulle ceneri del passato. Tu credi a questa stranezza? Devo farlo. Perché è in gioco la salvezza di qualcuno che amo. E non c'è altro modo? No. Allora non ho scelta. Non l'hai mai avuta. Che cosa sacrificheresti per sfuggire alle catene del destino? Daresti la tua lingua, la tua mano? Darei tutto ciò e non solo. Così sia. Il sacrificio è compiuto. Chiunque berrà l'idromele verrà ricordato dall'albero. E tu cosa hai sacrificato? La mia libertà. Suttungr e Gunlod non potranno mai perdonarmi e mi daranno la caccia fino ai confini dei nove mondi. Chi sono per te? Per qualche tempo abbiamo regnato insieme come una triade. Il padre, la madre e la voce sacra. Abbiamo provato 6 metodi per impedire il Ragnarok e 6 volte abbiamo fallito. L'idromele era il 7º. Ma loro temevano gli effetti che avrebbe avuto sugli umani. Così l'hanno nascosto e mi hanno esiliata. Grazie al tuo intervento, ora ho recuperato ciò che è mio. Queste sono le ceneri di mio marito. Anche lui si è sacrificato per il sapere. Con un'aggiunta all'idromele, potrò cancellare quel dolore. Fa ciò che vuoi. Ne ho avuto abbastanza di questa terra. Gioisci e rasserenati, mio amato. Lo giuro, non ti deluderò di nuovo. Qui ho finito. È tempo di tornare ad Asgard e salvare la mia gente.